Le pasta del capitano è a Cassino. Incontro di calcio allievi provinciali tra il Cassino e il Monte Porzio. I primi della classifica e contro il Monte Porzio. Inutile dire che i valori in campo sono veramente diversi e le immagini lo dimostreranno. Da una parte il Cassino, dall'altra parte il Monte Porzio. Eccoli qui. Che si stanno presentando ai telespettatori. Giornata comunque molto bella dal sapore primaverile, nonostante siamo a gennaio, in pieno inverno. Ma ecco le squadre che stanno per partire. Come vediamo che prende palla il Cassino. C'è un rilancio da parte del Monte Porzio. L'azione viene interrotta, viene fischiato un fallo per i Monteporziani. Parte subito il Cassino. Siamo appena ai primi minuti della partita. Qui c'è subito un lancio. Viene bloccato in un primo momento l'esterno del Cassino. Ancora Cassino. Parte un cross al limite del fuorigioco che con facilità l'attaccante del Cassino mette dentro. Reclamano un fuorigioco i difensori del Monte Porzio, ma dalle immagini sembrerebbe che non è così. Quindi 1-0 per il Cassino. Chiaramente, come ho detto prima, la differenza la vedrete molto diversa. Ecco un altro lancio del Cassino. Parte un tiro pericoloso, ancora Cassino, un altro lancio, viene fischiato un fuorigioco che in questa occasione anche credo non c'era. Calcio d'angolo per il Cassino. C'è una bella parata qui del portiere del Monte Porzio. Grande lavoro per il portiere del Monte Porzio. È la sua partita, perché guardate quante azioni. Ancora Cassino ed è 2-0. Ci sono cambi di campo. Ancora Cassino. Parte un tiro, para qui il portiere in primo tempo. Poi viene fischiato un fallo, credo, per carica sul portiere. Ancora Cassino. Esce qui, gioco pericoloso. Ancora Cassino, vedete, proprio si gioca ad una porta sola. Continui i cambi di gioco tra i calciatori del Cassino. Ancora il Cassino, c'è un tiro parato benissimo di riflesso dal portiere del Monte Porzio. Grande lavoro per lui. Ancora un'altra parata, lo spazza via la difesa del Monte Porzio, cerca di respirare in qualche modo il Monte Porzio in una delle sue uniche uscite dalla prova del campo. E qua rivediamo la parata del portiere del Monte Porzio, distinto sul colpo di testa ravvicinato. Ancora Cassino. Ancora un lungo lancio a cambiare gioco. Chiaramente cerca di stare raccolta a difesa del Monte Porzio, però così porge il fianco al Cassino sulle fasce laterali. Vedete come il Cassino prova a fare questi cambi di gioco e sovrapposizioni. Accorgi Arighi, sei troppo indietro. Ancora qui parte un altro tiro e il 3-0.
Ecco, vedete, vi stavo dicendo prima, qui hanno due opzioni, la sovrapposizione e il cambio di gioco. Ancora qui il Monte Porcio è una delle rarissime uscite, ancora, forse l'unica del primo tempo. Ecco, qui c'è una manovra, il numero 8 cerca, ma l'azione sfuma. Ci riprova ancora, onore ai Monteporciani comunque, ce la mettono tutta nonostante siano certamente meno quotati rispetto alla squadra avversaria. E qui c'è un'altra parata del portiere del Monteporcio. E ancora il Cassino. Siamo sul 3-0, sul finire del primo tempo. Ancora Cassino, parte un tiro e altra parata del numero 1 del Monte Porzio. Calcio d'angolo, c'è una mischia in area di rigore del Monte Porzio e finisce qui il primo tempo. Risultato 3-0. Si è visto chiaramente una sola squadra, il Cassino, e il Monte Porzio tutto in difesa. Ecco qui, vediamo il mister Daniel Ferrari che cerca di incoraggiare i propri calciatori. Comunque onore ai calciatori del Monte Porzio per l'impegno che ci hanno messo nel primo tempo. Vediamo adesso il secondo tempo. Parte subito il Cassino e ha detto subito l'azione pericolosa, si salva in fallo laterale. Qui c'è un calcio di punizione del Monte Porzio, lo batte il numero 6, prova in aria, viene ribattuto, colpo di testa, se ne va il calciatore con una velocità incredibile del Cassino, fa tutto il campo, arriva davanti alla porta, si ferma, tira e per fortuna del Monte Porzio alza troppo la mira. Ancora un calcio di punizione del Monte Porzio, c'è un'uscita del portiere, forse è la prima volta che il portiere tocca la palla del Cassino. Ecco, ancora continua il Monte Porzio, che comunque come vedete ce la mettono tutta, si impegnano tantissimo in questo secondo tempo, direi anche di più del primo. Dai ragazzi, forza! In questo momento, però le differenze in campo si vedono. Ecco qui ancora il Cassino, viene fischiato un fuori gioco e annullato il gol. Rivediamo, secondo me neanche c'era il fuori gioco. Le immagini non sono proprio chiare, in questa palla, la prospettiva ci potrebbe aver ingannato. Comunque, vediamo un po' il Monte Porcio, qui ci prova nel secondo tempo, ha avuto qualche occasione. Ottimo! Parata del portiere, c'è stata una combinazione qui davanti. Vai Monte Porcio! Tra l'11 e il 9 del Monte Porcio ci abbiamo provato, ma ancora colpo di testa, riflesso incredibile del portiere. Bellissimo! Esci, butta fuori sta palla! L'intuizione, respinta la palla, viene poi allontanata il Monte Porcio. Rivediamo qui la bellissima parata, colpo di testa, parata di istinto e di riflesso. Ancora Cassino, il numero 2, ecco, allarga sul numero 7, parte un cross e altro gol del Cassino. Ancora Cassino, dai, scarica, ancora un altro tiro e altro gol. Ripeto sempre, onore comunque al Monte Porzio che, seppur senza ricambi, pochissimi ricambi, sta cercando alla fine, poi chiaramente le energie sono quelle che sono. Qui, dopo aver subito tutti questi attacchi, la difesa comincia a lasciare troppi spazi liberi e gli attaccanti del Cassino chiaramente tre gol in pochissimi minuti. Come vedete, alla fine del secondo tempo hanno dilagato. Se nei minuti iniziali si era riusciti comunque a contenere il risultato, gli ultimi 10 minuti sono stati tremendi per il Monte Porcio, che hanno preso 3 o 4 gol.
Comunque, onore sempre al Montepozzo che Matteo, è riuscita a onorare lo sport e a giocare contro gli avversari di un altro livello, chiaramente. Ciao dalle nostre del capitano.